La prima, aria di triplete in giro a Manchester, visto quello che sta facendo il City e visto che praticamente l'Arsenal sta cercando in tutte le maniere di non vincere la Premier. E aveva ragione Conte, sponda Tottenham. Beh, domani sera sapremo molte cose perché si gioca Manchester City Arsenal, è un incrocio pieno di significati perché l'Arsenal gioca con Zinchenko e Gabriel Jesus che sono due ex City, Arteta è stato un allievo di Guardiola, sono due squadre che non perdono da tanto tempo, è vero che l'Arsenal adesso, come hai detto tu, ha un po' rallentato tre pareggi nelle ultime tre partite, però non perde dal 15 febbraio e non perde proprio da Arsenal Manchester City dell'andata. Io resto convinto che la Premier la vincerà il City, perché nello scontro diretto all'andata ha dimostrato di essere più forte. L'Arsenal dovrà fare a meno di Saliba, che ormai da qualche partita già non c'è e si è visto, difensore centrale di grande qualità che imposta anche il gioco ed è un'assenza che all'Arsenal ha pesato molto. Oggi ci sono state le conferenze stampa, hanno giocato un po' al gatto col topo perché Guardiola ha detto se perdiamo è finita, non credo perché poi il City deve anche recuperare due partite e Arteta ha detto no, ma se vinciamo non è decisa e ci vorrà la partita perfetta, perché ci vorrà la partita perfetta e sono due squadre che negli anni hanno dovuto fare tanti passi avanti nella mentalità vincente perché il City moderno sta vincendo e ha vinto tutto quello che ha vinto, gli manca la ciliegina della Champions League e per vedere se ci sarà un triplete, vedremo se ci sarà questo scatto di mentalità. L'Arsenal non vince la Premier dal 2004, ha vinto delle FA Cup, ma dovrebbe essere e sarebbe bello fosse premiato il lavoro di una squadra che è stata costruita con tempo e pazienza negli ultimi 3 anni. Sul Tottenham si allaccia un po' lo stesso discorso. Sì, aveva ragione Conte, se lo chiedeva anche il Guardian ieri in un articolo. Io credo che cioè, vedo, non sono anziano, ma vedo comunque calcio da 25 anni. Io credo che il calcio è impregnato di retorica. Abbiamo avuto un allenatore, Conte lo conosciamo, è un assolutista, un totalizzatore ed è giusto che sia così. I risultati che ha avuto nella sua carriera li ha avuti per questo motivo. Quando vede delle persone, della gente, dei giocatori che dice che in allenamento non si impegnano, in partita non si impegnano e non hanno la mentalità vincente, dice il giusto perché il Tottenham non vince un trofeo dal 2008, ha fatto delle buone stagioni, ma è una squadra che questa mentalità di cui parlavo prima per Arsenal e City, questo passo non lo ha ancora fatto. È una stagione sfortunata in generale, si è voluto ricreare un ambiente italiano e sappiamo che uno dei, secondo me, pochi vanti, perché comunque il calcio italiano ha molti problemi, del calcio italiano sono i tecnici, gli allenatori, che all'estero anche fanno Non molto possiamo dare bene. solo la colpa agli allenatori, guardiamo anche il gioco. No, Beh, nel 90 appunto vincevano che i dici, no, io Galaxy. non ho, no, sto dicendo il contrario, nel Contrario. senso che ha ragione, perché lui, tutti i risultati che ha ottenuto, non è che puoi andare là a pensare di essere il messia. Lui si è trovato davanti a dei giocatori che non hanno mentalità vincente perché il Tottenham è una squadra che tradizionalmente, negli ultimi 15 anni almeno, non ha vinto un trofeo, non ha fatto molto bene. E non ha fatto quello scatto in più, lo fece fatica anche Mourinho 3 o 4 anni fa, per cui io do ragione a Conte e l'ho capito perfettamente. E per una volta, ripeto, ho sentito un allenatore che ha detto le cose come stanno, cioè vediamo sempre questi allenatori che difendono i giocatori, certo lo devono fare, è ovvio che l'allenatore si attrae tutte le colpe, però a un certo punto le grandi difficoltà che ha avuto Conte sono venute fuori perché è in un ambiente che non gli consente di esprimersi anche lui al meglio perché per quanto un allenatore sia bravo deve avere un ambiente abituato a vincere, il Tottenham non lo è e allora o succede come Spalletti a Napoli o successe come Capello alla Roma o altrimenti fai fatica, per cui credo che al Tottenham manchi questo scatto di mentalità, poi insomma ci metti la sfortuna, Kane che 2 anni fa o l'anno scorso 2 anni fa era un passo dall'addio, insomma è un ambiente piuttosto turbolento. E quello che è successo l'altro giorno, addirittura i giocatori hanno No, rimborsato i tifosi, sono sono venuti fuori. problematiche che si porta appresso È il una cosa Tottenham da parecchio incredibile. tempo, Stefano. Sì. Esatto, non da oggi. Tornerei un attimo da.